Il segreto della didattica a distanza è comunicare, ovvero sapere comunicare, e a volte per comunicare basta poco. Ecco, oggi voglio parlarvi di un piccolo programmino, uno di quei programmi che vanno sotto il nome di estensione Google. Mi riferisco a Nimbus. Io vado a cercarlo su Google e a un certo momento lo installo e aggiungo come estensione al mio Google. Ecco che fatta l'aggiunta, viene scaricato e viene subito installato e collocato in alto sulla destra con un simbolino piccolo che è un po' l'insieme, eccolo, di tutti i programmi di estensione del web Chrome Google. Che cosa possiamo fare con questo programmino? Ecco, vi mostro alcune sue potenzialità. Andiamo a cercare, per esempio, alcune immagini di biologia. In genere, quando si trovano queste immagini, non sempre poi è facile riportarle e mostrarle, come invece ci potrebbe servire per quanto riguarda una lezione con gli studenti. Con Nimbus è semplicissimo, perché basta selezionare le immagini che ci interessano nel caso specifico e io quelle immagini le posso trattare e utilizzare come fossero una sola immagine. Per cui ecco che mi scarica l'immagine che io vado a registrare e a salvare, e una volta salvata a un certo momento la posso utilizzare quando voglio. Ecco l'immagine che posso andare a utilizzare nei miei progetti. Ma c'è di più. Posso a un certo momento selezionare un'area, ed è quello che sto facendo, e dopo aver selezionato l'area che mi interessa e che voglio per esempio porre all'attenzione degli studenti, su quest'area posso anche lavorare e modificarla. Basta cliccare sul tasto apposito e da un certo momento ecco che cosa succede all'area che io ho selezionato. Me la fa apparire come immagine e con tutta una serie di menu che io mi ritrovo di Nimbus, ecco che posso per esempio segnalare una delle immagini che più mi può interessare, ma posso per esempio anche aggiungere del testo per sottolineare qualcosa che ha a che fare con una e non per esempio con altre immagini. Le possibilità che offre Nimbus sono tante. Per esempio, mi sono collegato adesso ad un articolo dell'ANSA, un articolo di attualità, scopro che è un articolo che devo e posso condividere con gli studenti e da un certo momento che cosa faccio? Ecco che clicco fra le opzioni che mi offre Nimbus, seleziono per esempio l'articolo in questione e una volta selezionato l'articolo in questione lo possiedo dal punto di vista di immagine, ma soprattutto posso su questo articolo intervenire per mostrare parti o situazioni che possono interessare per esempio agli studenti. Ecco, questo è l'articolo in formato immagine. Decido per esempio di evidenziare una parte di questo articolo e lo faccio attraverso una cornice che posso colorare e dare come aspetto come meglio ritengo più opportuno, ma posso anche intervenire nell'articolo inserendo del testo per spiegare o evidenziare qualche parte importante che va messa all'attenzione degli studenti o di chi sta seguendo le nostre lezioni. Quando comincerete a lavorare con Nimbus, vi accorgerete di quante potenzialità vi offre. Io chiudo mostrandovi l'ultima. Una potenzialità importante ed è quella di poter registrare anche un video di ciò che io voglio mostrare ai ragazzi. È un video in questo caso che riguarda la storia d'Italia, dell'Unità d'Italia, ed è un video anche piuttosto storico perché fa parte dell'archivio Luce.
All'alba del nuovo secolo sono passati 40 anni da quando la bandiera tricolore aveva segnato la nascita dell'Italia unita, proclamata dal... Le potenzialità di Nimbus sono tante, le scoprirete presto. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video.